Salve a tutti e rieccoci qui. Oggi mi trovo a Mosca, siamo nel 1985, in autunno, e si sta svolgendo il secondo match mondiale tra i due, Garry Kasparov e Anatoly Karpov. Dopo il trambusto e il caos di quello precedente, il presidente della FIDE, Florencio Campomagnes, optò per una nuova edizione. In caso di sconfitta, il campione, Anatoly Karpov, poteva chiedere la rivincita l'anno dopo, quindi ben 4 mondiali di fila. E poi chi ha vissuto la storia o chi l'ha studiata come me sa benissimo che questo sia avverato, questo sogno un po' di tutti, 4 match mondiali di fila, ma ancora siamo al secondo. Karpov era ancora più forte, meno sulla carta, quindi veniva considerato, era sempre il campione del mondo, quindi il numero uno. Direi subito quindi di procedere con l'11ª partita. Kasparov qui in forma, bello frizzante. L'avevamo visto nella fine dell'altro match, che poi si giocò a inizio dell'85, qui vinse la prima partita, poi ci furono 2 sconfitte, una serie di patte ed eccoci qua sull'11ª. Let's go! Il nostro Garry preferisce D4, in questo caso lui era assolutamente universale, un po' come il buon Spassky, D4 e 4, ma anche C4 come vedremo nell'87. Karpov risponde con cavallo F6, quale delle difese indiane andremo a trattare? C4 si prende il centro, E6 mossa elastica, flessibile, apre la diagonale dall'alfiere Camposcuro. Dopo cavallo C3 Karpov rientra nella sua amatissima Nimzo indiana, ed è proprio qui, in queste partite, anche nella prima proprio che ho nominato di questo match mondiale, si giocò la Nimzo indiana e il nostro Garry Kasparov giocò cavallo F3. Questa in alcuni libri viene ancora chiamata la variante dei 3 cavalli come in origine, ma è ancora più corretto definirla proprio variante Kasparov. È proprio qui che assunse il nome del futuro campione del mondo. Quindi procede tranquillamente con lo sviluppo, niente donna C2 per evitare i pedoni doppiati. Per quanto riguarda l'attività dei pezzi, Garry Kasparov è stato tra i migliori di sempre. A rocco corto la parte di Karpov, poi ci sono tutta una serie di varianti che adesso non stiamo a vedere. Alfiere G5, andando ad attivare un pezzo in maniera comunque molto fastidiosa. Qui si parla sempre del concetto proprio con alfiere G5, l'inchiodatura che si sposa alla perfezione con l'idea di controllo del centro, fa inchiodare il cavallo, quindi cercando di interrompere il controllo del pezzo per quanto riguarda queste due case. E allora C5, una mossa che nella Nimzo indiana è sempre doverosa. Pensate, anche in alcune linee con C5 si può rientrare nella struttura del muro di Hübner. Ma qui il nostro Garry Kasparov difende tutto con E3, andando a solidificare C per D4 e per D4. La struttura pedonale subisce già una prima modifica. Rimane sempre la possibilità, che è molto frequente nella Nimzo indiana, l'idea basilare è quella di cambiare in C3, quindi di provocare un altro squilibrio, poi doppiare i pedoni, anche se il bianco può cercare di costruire un forte centro, ma quello riguarda soprattutto la variante Samish, però rimane sempre un'idea viva. Qua si procede con H6, a causa dell'inchiodatura questo è uno dei casi in cui l'interrogatorio, come lo chiamava Ninzovic, è valido, quindi H6, scacciare subito quel maledetto alfiere. Kasparov mantiene ancora viva l'inchiodatura ponendolo in H4 e allora D5. Qua si prosegue attivando subito anche il pedone centrale. Per quanto riguarda poi lo sviluppo dei pezzi, adesso il bianco deve fare delle scelte molto più pratiche, già per fiondarsi con successo al medio gioco, posizione che comunque ricorda in certi schemi il gambetto di donna. Qui su alfierino E2 c'è, chiamiamolo, il rischio che il nero vada a prendere in C4, obbligando Kasparov a perdere un tempo. Lui comunque prosegue con Torre in C1, dove adesso emergono, si può anche spingere magari su alfiere in E7, qua si poteva spingere in C5, andando quindi a sigillare un po' tutto, così che Karpov in questa posizione decise di prendere subito in C4. È vero che permette comunque al bianco di attivare un pezzo gratis, come possiamo dire. Dopo alfiere per C4, qui ora può finalmente arroccare corto. Come vedete lo schema assomiglia per certi versi al gambetto di donna. Ora la struttura pedonale viene modificata ancora una volta, e quindi abbiamo il nostro pedone di donna isolato, quello che io chiamo il passero solitario. Tra l'altro alfiere per C4 va a controllare subito la casa di 5, perché come ben sappiamo il pedone isolato è molto utile per i giocatori aggressivi, quindi tanto più noi eserciteremo un gioco di attacco per dominare l'avversario, più il pedone isolato sarà una risorsa.
Cavallo c6, qua Karpov prosegue tranquillamente ultimando lo sviluppo dei pezzi a rocco corto e ora alfiere n7. Con alfiere n7 cerca di scrollarsi di dosso quella fastidiosa inchiodatura esercitata dalla sua nemesi, per l'appunto l'alfiere in h4, e allora torre n1. Un setup direi perfetto. Kasparov adesso colloca le torri su colonne aperte o semiaperte, queste poi che sono semplicemente le basi della strategia. Riesce anche a coniugare proprio lo sviluppo dei pezzi, quello che era emerso fin dalla decima mossa, coniuga lo sviluppo, ma anche un attacco per preparare poi la spinta in d5 all'occorrenza. Inoltre, qui dopo b6, Karpov prosegue ormai col pilota automatico, alfiere b7, l'altro alfiere si trova in e7, sempre quei setup che hanno un'impronta anche di ovest indiana, col fianchetto qui di donna, infatti molto frequente nell'animo, guarda caso le sue due difese preferite contro d4. Qui il bianco prosegue con a3 per eliminare una volta per tutte alfiere b4, quindi impedire l'inchiodatura, anche perché ora lui ha sistemato la torre in e1, quindi si trattava sempre di un'inchiodatura imminente con alfiere b4, anche se Karpov ha deciso di schiodare il suo cavallo. Alfiere b7, qui si procede con alfiere in g3 e dopo torre in c8, andando quindi a migliorare, riguarda sempre poi per quanto riguarda le strutture pedonali. Qui il nero naturalmente ha due colonne semi aperte o aperte in caso ancora migliore. Su torre in c8 si può attaccare, qui c'è sempre il problema tattico a lungo termine di attaccare un pezzo sospeso con attacchi di scoperta, ossia alfiere in c4, ecco perché o bisogna difenderlo, mosse tipo donna di 3, oppure come ha fatto Kasparov, alfiere in a2, riporlo tranquillamente dove sembra dietro le quinte come un guardone, mentre poi potrà essere molto utile. Chi gioca queste posizioni non esclude anche la possibilità di un sacrificio in e6. Comunque, alfiere in d6 qua per controbattere lungo questa diagonale, ora d5, finalmente Kasparov decide di fare sul serio. Certo, finora è stata tutta preparazione in apertura, con d5 adesso potremo tranquillamente stappare lo champagne. Dopo una lunga serie di cambi, qui su e per d5 il nero non avrebbe avuto proprio il pedone di donna isolato, perché c'è sempre tutta una serie, come ho detto, di catture prese in d5, quindi si cambia la struttura pedonale che ormai viene scissa per entrambi in due isole ben diverse, tre pedoni sull'ala di re e due sull'ala di donna. Su questo non ci piove. Anche se qualche complicazione verrà poi generata. Cavallo per d5, il bianco riprende subito, ora segue alfiere per g3, poteva funzionare sempre e per d5, andando quindi a riprendere il pezzo. Karpov invece preferisce la presa in g3, anche magari ragionando già in termini di finale, poi vedremo infatti come si concluse la partita. H per g3, perché in termini di finale, perché va a danneggiare la struttura avversaria. Qui si prosegue tutta una serie di mosse forzate, questa è la prima forse sequenza forzata della partita. E per d5, dopo che l'alfiere ricattura, finalmente il bianco può godere con queste torri delle colonne aperte. Occhio anche subito al controllo della settima, quindi si va ad attaccare per ben due volte il cavallo. Occhio che l'alfiere in b7 qui è sospeso. Karpov ha trovato una mossa molto pragmatica, ossia dopo donna f6. Diciamo che dopo più di 60 partite ormai tra i due, Karpov era abituato a reggere gli attacchi di Gerry, che poi erano sempre imprevedibili. Con questa mossa attacca soprattutto B2, quindi facendo forse per la prima volta in questa partita scaturire un controgioco, e poi riserva la casa di 8 alla torre. Qui Kasparov ci dà l'esempio perfetto di come bisogna difendere in maniera attiva con donna in A4, avere il controllo della partita un po' come il possesso palla nel calcio, quindi cercare sempre di dominare l'avversario, di essere noi i padroni. Poi lui dovrà difendersi e magari cercare dei controgiochi. Però questo è un modo, una filosofia molto ambiziosa di intendere lo sport in generale, vincolando così i pezzi avversari alla difesa del cavallo c6, che ora viene attaccato per ben tre volte. Qui molto interessante anche torre f in d8, che va subito a attaccare l'alfiere, così da impedire anche cambi naturalmente. Poi si poteva fare alfiere per, qui si riprende anche di torre senza alcun problema, con posizione pari. Torre c in d1, qua sceglie comunque di difendere, altri problemi qua non ce ne sono, possiamo vedere anche donna per b2, il pedone che poteva essere catturato da un momento all'altro, ma noi sappiamo che Kasparov cercava sempre dei piccoli sacrifici di pedone corretti, non come tanto cercava di confondere l'avversario, poi vinceva lo stesso, quasi sempre corretti per poi velocizzare l'iniziativa, lo sviluppo, quindi cercare di attaccare ancora con più ferocia.
Dopo torre in D7, qui arriva donna in G4, e devo dire che quando si spremono le meningi del più grande genio, allora sono dolori anche per Anatoly Karpov, che qui giocò la famosa torre CD8. Raddoppia le torri, cerca di difendere, qui fai attaccare un pezzo, cerchi subito di difenderlo. Il problema qual è? Di natura tattica, e Kasparov qui chiude già i conti con donna per D7. Tutte le considerazioni sul finale, magari ideate a Karpov, ormai si sciolgono come neve al sole. Donna per D7, con questo sacrificio famosissimo, torre che ricattura, sequenza forzata anche qua per non rimanere in deficit del materiale. Torre in E8 con scacco, altro che settima, qui il bianco può ambire all'ottava traversa, e adesso anche alfiere in E4 con scacco. E qui si va ad attaccare di scoperta la torre, può riguadagnare materiale. La minaccia è molto più subdola, tanto che Karpov abbandona dopo sole 25 mosse. Terribile. C'è uno scacco. Cosa dobbiamo fare? Interporre subito il pedone, in questo caso semplice spinta in G6. Torre per D7. Qualcuno può dire, ma dov'è lo svantaggio? Qui il bianco ha due torri in cambio di meglio il nero, non è svantaggio perché ha la donna che come compenso su una bilancia può valere le due torri. Il problema qual è? L'alfiere va ad attaccare C6, la torre va ad attaccare il difensore del cavallo in C6 e non c'era modo più di difendere tutto. Alfiere in A6, salviamo il pezzo, ma cade il cavallo, quindi col guadagno di un pezzo, con le torri in ottava, in settima, la donna in F6 che da sola poteva fare ben poco, ma il momento peggiore qua per giocare donna per B2 si sarebbe andato incontro a combinazione di matto, non da escludere, quantomeno un torre per F7 minimo avrebbe creato un danno enorme. Comunque 25 mosse, partita breve, intensa. Poi ne vedremo tante altre, il nostro Garry Kasparov, soprattutto in questo mondiale in cui è riuscito veramente a conquistare il cuore di tutti i tifosi con il suo gioco aggressivo. Quindi soltanto un riscaldamento, like se vi è piaciuta, un caro saluto.